voglio ringraziare tutta l'orchestra del Paese Immobile e tutti quelli che hanno collaborato perché noi godessimo di questa giornata, di questa serata. Oggi è il 21 giugno, è la festa della musica a livello europeo, a livello internazionale. Velletri fa parte del circuito della festa della musica. Quindi il 17 c'è stata un'iniziativa sempre qua a Piazza Mazzini, oggi si conclude e voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, in primis le forze dell'ordine, che senza di loro non era possibile organizzare questo evento, la Velletri Servizi, la polizia locale, il commissariato, gli uffici comunali, l'assessorato allo sport e al turismo e non per ultimo la Pro Loco di Velletri. Grazie a tutti voi, grazie mille. Eccoci nuovamente con Anna Morza, l'organizzatrice di questa bellissima serata in Piazza Mazzini per il concerto del... l'orchestra del Paese Immobile. Tra un po' partirà l'estate per l'interno e siamo curiosi di vedere che cosa verrà realizzato. Come è partito questa idea, diciamo? Questa è la seconda edizione della Festa Internazionale della Musica e già dallo scorso anno noi come Pro Loco ci siamo inseriti nel portale per iscrivere Velletri come una città dove si festeggia la festa della musica. Questa è la seconda edizione, il 17 di giugno abbiamo realizzato sempre qua in questa bellissima piazza diversi momenti musicali dove i nostri musicisti hanno preferito suonare qua in città, nella propria città, piuttosto che andare a suonare nelle cittadine vicine più rinomate. Per tirare su un pochino questa città. È stato veramente un onore perché organizzare un evento come la Festa della Musica che si realizza gratuitamente, i musicisti suonano gratuitamente. E l'evento di oggi, essendo un evento un po' più impegnativo, è stato realizzato con la collaborazione di alcuni commercianti, tra cui il grande Francesco Lorenzi, proprietario del bar La Fontana, è stato, diciamo, che lui il promotore di questa iniziativa e noi come Pro Loco abbiamo collaborato nell'organizzazione. Ma tutto questo evento non è possibile realizzarlo senza la forza e la disponibilità di tanti che lavorano per questi eventi. Voglio ricordare la polizia locale, le istituzioni, gli uffici comunali che si sono adoperati tutti affinché questo evento sia... E mi sembra che stia andando abbastanza bene, almeno per il pubblico di questa sera è stato un successone, la piazza era piena. L'evento di oggi è, secondo me, un evento molto sentito pure per questo gruppo che hanno formato. I bambini che partecipavano, parlare del dialetto oggi... Tramite la musica? Penso che sia un valore aggiunto in città, perché il dialetto è l'anima di un popolo. Ho una cosa da dire agli insegnanti e ai genitori che a volte riprendono i propri figli, i propri perché alunni, parlano in dialetto, perché parlano in dialetto. Per carità, lasciateli parlare in dialetto, assolutamente. Non deve morire, il dialetto non deve morire. È l'anima, la radice della propria esistenza. Allora, grazie Anna, e tanto... Saprete che tra poco, diciamo, partiremo anche con il nostro progetto, cinematografico per il premio Città di Velletri per la carriera cinematografica. 25 novembre, il giorno della giornata che si ricorda la violenza contro le donne. Ecco. E noi ci saremo. E noi ci saremo. Ok, ciao, un saluto a tutti da Anna Morza e dal Prode Fernando. Ciao a tutti. La moglie che nel mese di maggio si attardava la sera addosso a un altarino, mio marito che era do Psyup, e lui
tutti insieme e mi hanno ammazzato perché non trovava la cena pronta, no? A lui l'aggrediva, questa scherrata, questa non c'è, questa scherrata stessa in capo campanile a quasi quattro bizzoche, no? E lei che lo investiva con perle di saggezza popolare, il giorno di ieri con Manderai, disputa per l'aria di Ariga del Cima, superbia, a me non mi serve niente, superbia per chi a cavallo di Renzi a piedi, capito? Tutto. C'era sto battito, ecco, così che ho messo in rima e Matteo ci ha messo questa musica fantastica.